Naturalmente per ridare ossigeno al settore occorrono strategie politiche nazionali, come del resto chiedono a gran voce, l'abbiamo anche sentito le associazioni di categoria, ma molto importante anche il ruolo dell'Europa. E c'è un appuntamento importante, la riforma della politica agricola comune, cui i nostri agricoltori guardano con una certa apprensione. Sentiamo perché con Carla Macrellino. L'agricoltura in Italia ha un valore di quasi 49 miliardi di euro, dati Istat, con più di 1.200.000 lavoratori ed è sostenuta anche grazie ai fondi della politica agricola comunitaria, la PAC, che con i suoi 60 miliardi l'anno rappresenta più di un terzo del bilancio europeo. PAC che sta cambiando criteri di selezione in base ai quali distribuire i soldi ai 27 Stati membri dal 2014 al 2020, regole che secondo i coltivatori italiani uniti in un documento unitario potrebbero mettere in ginocchio la nostra produzione e farci perdere quasi 1,5 miliardi di euro. E su tutto pesa la bocciatura della Corte dei Conti europea arrivata ad esprimere profonde riserve sulla nuova riforma. Il confronto fra i governi europei fuori e dentro le sedi istituzionali è serrato e l'Italia non intende accettare diversi principi, primo fra tutti quello di dividere il budget in base alla superficie agricola utilizzata, la SAU, e in più con i parametri del 2009, quando nel nostro paese non erano censiti frutteti, vigneti e colture minori. Non ci piace il criterio in generale scelto dalla Commissione di distribuire queste risorse in base alla semplice superficie, ci sta il lavoro, c'è il tema della ricchezza prodotta, bisogna tener conto in sostanza che non tutta l'Europa è uguale. Un danno notevole perché sul nostro territorio, dati Istat, ci sono più di 1.630.000 imprese agricole, un quinto del totale europeo, ma sono più piccole per superficie media, meno di 8 ettari SAU, rispetto a quelle francesi e tedesche. Piccole aziende però preziose nei suoi prodotti di eccellenza. I nuovi criteri favorirebbero invece i paesi dell'est, dove prevalgono grandi distese pianeggianti, ma poco coltivate, e non solo. Nella nuova riforma, 600 pagine di testo e 4 diversi dossier, si legge che l'agricoltore, per avere i fondi europei, è obbligato a diversificare le coltivazioni, deve lasciare almeno il 7% della proprietà ad area di interesse ecologico, come terreni a riposo, e conservare prati permanenti con superfici a pascolo, che in Italia si sono dimezzati, raggiungendo oggi i 3 milioni di ettari. Non possiamo sicuramente accettare dei criteri rigidi di applicazione, questo 7% di superficie ecologica che addirittura metterebbe a rischio tutte le nostre superfici arboree, penso agli oliveti del sud, come penso a tutta la viticoltura, insomma non è che noi possiamo tagliare parte degli alberi per venire incontro all'esigenza della Commissione, no. L'Italia punta a farsi riconoscere l'eccellenza dei propri prodotti, forte anche del suo 14% circa di contributo al bilancio europeo, dal quale riceve meno del 10% di fondi. Per quanto riguarda la distribuzione dei sostegni e quindi il criterio della superficie che noi contrastiamo, c'è qualche passo indietro da parte della Commissione europea, però dobbiamo ancora convincere molti altri Paesi membri che vorrebbero una soluzione di quel tipo per noi talmente dannosa. E poi c'è da mettere a punto la definizione dell'agricoltore attivo, l'unico, fatta eccezione per i piccoli imprenditori con meno di 3 ettari, che potrà avere fondi europei, e cioè colui che vive del proprio lavoro in agricoltura. Sotto il profilo della destinazione dei soggetti, la Commissione è d'accordo con noi, bisogna concentrare il sostegno sugli agricoltori attivi e stiamo trovando la formula tecnicamente più auspicabile. Sui principi generali della PAC c'è più accordo fra i governi perché la riforma punta a recuperare un'agricoltura dai metodi tradizionali, premia i giovani imprenditori, chi limita le emissioni di carbonio e l'uso dei concimi chimici e per la prima volta prevede aiuti per le assicurazioni e un fondo mutualistico per affrontare i momenti di crisi economica. Non poco considerando che nel primo trimestre del 2012 l'agricoltura ha perso 13.000 aziende, più di 500.000 negli ultimi 10 anni. Si può guardare al futuro con una robusta correzione di rotta rispetto alle proposte della Commissione. E sono meno ottimista sui tempi perché sappiamo che la finestra è molto stretta, dobbiamo chiudere tutto entro l'estate 2013. I giochi sulla nuova PAC, dunque.